È stata sottoscritta questa mattina nella sede della Procura Generale della Repubblica di Napoli l'intesa tra i corpi di polizia della città metropolitana di Napoli e delle province di Avellino, Benevento e Caserta per l'impiego congiunto di uomini, mezzi e risorse per contrastare il fenomeno degli abbandoni degli incendi dolosi di rifiuti, più comunemente noti come terra dei fuochi, su impulso delle procure competenti per territorio coordinate dalla Procura Generale. A sottoscrivere l'accordo il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, i presidenti delle province di Avellino, Benevento e Caserta, rispettivamente Domenico Biancardi, Antonio Di Maria e Giorgio Maiocca, il procuratore generale Luigi Riello e i procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Melillo, di Napoli Nord, Francesco Greco, di Torre Annunziata per Paolo Filippelli, di Nola Anna Maria Lucchetta, di Avellino Rosario Cantelmo e di Benevento Aldo Policastro e di Santa Maria Capovetere Maria Antonietta Troncone. Lotta senza quartiere quindi a chi avvelena alla nostra terra e soprattutto senza limiti territoriali. Saranno create vere e proprie task force interforze con la possibilità per gli agenti di operare su tutto il territorio delle quattro province, anche oltre i confini dell'ente di appartenenza. L'intesa nasce da tre considerazioni: l'esiguità delle forze di polizia giudiziaria nel contrasto ai crimini ambientali, l'omogeneità dei problemi, la necessità di un coordinamento per affrontarli con efficacia e l'opportunità di estendere agli altri corpi di polizia provinciale l'esperienza maturata nel campo dalla Polizia Metropolitana di Napoli. Oggi abbiamo posto una pietra miliare perché il territorio ha problematiche molto simili, non solo per quello che riguarda i rifiuti ma per quello che riguarda l'abusivismo, l'inquinamento, e quindi ci sono delle contiguità territoriali e delle omogeneità che soltanto da una collaborazione effettiva tra le polizie può raggiungere dei risultati concreti. Noi viviamo in una regione in cui lo stupro dell'ambiente è purtroppo all'ordine del giorno e quindi è una priorità. Naturalmente queste indagini che stiamo svolgendo e che hanno già portato a sequestri importanti in vari territori devono sfociare in processi. Il cittadino aspetta questo, aspetta una risposta alla sua domanda di giustizia. Saranno quindi estesi anche agli altri corpi le strategie di alto impatto utilizzate dalla Polizia Metropolitana, come quelle denominate Action Days, che si traducono in intense azioni di polizia giudiziaria di esclusiva materia ambientale, precedute da un'attenta analisi investigativa. Questo è innanzitutto un atto di grande generosità politica e istituzionale, perché la Polizia Metropolitana, che dipende dalla città metropolitana, si mette a servizio anche oltre i confini della propria competenza insieme alle altre polizie metropolitane per dare sempre più ausilio a forze di polizia e magistratura. Quindi nei confronti della cosiddetta terra dei fuochi bisogna essere uniti, e le istituzioni qui lo dimostrano utilizzando al meglio le risorse umane disponibili.